Cosa hanno in comune la musica e la libertà? In un film del 1994 intitolato Le ali della libertà, il protagonista, un uomo che sta scontando l'ergastolo per un reato che non ha commesso, si intrufola nell'ufficio del direttore e manda in filodiffusione per tutto il carcere un'aria delle nozze di Figaro di Mozart. È un momento poetico e commovente per tutti i detenuti, vessati da un sistema spietato e corrotto e umiliati quotidianamente. È un momento che sa tanto di libertà, effimera ma ugualmente profonda. Guadagnata con la musica. Credo non sia difficile capire questa sensazione. La musica ci fa volare e viaggiare, ci fa sentire in un altro luogo. C'è una statua iconografia di libertà, ma divenuta anche simbolo di un modello imperialista, sezionata ma perfettamente riconoscibile. E c'è al suo interno un violino, in grado di diffondere musica sublime, ma solo a patto di saperlo suonare secondo le regole. Anch'esso spaccato, ma riconoscibile. I due soggetti si intersecano e si compenetrano, sono fatti della stessa materia e mi fanno pensare che vivono insieme, quasi come se la matrice della musica e della libertà fosse la stessa.